Ma allora, professore, i fantasmi da dove si affacciavano? Un po' dappertutto. Paolo, ma tu credi ancora ai fantasmi? Scusi, professore, gli vuole spiegare all'amico mio qui che in ogni castello ci sarà un fantasma? Sì, in effetti qui a Caccamo ci sono stati parecchi fantasmi, però li possiamo condensare in una figura storica. Ecco, sediamoci un attimo e vi faccio un riassunto di questi fantasmi del castello di Caccamo, che possono essere, diciamo, convogliati in una figura unica. È la figura di una giovane ereditiera, Anna Cabrera. Questa giovinetta si è trovata ad ereditare tutti i domini feudali dei Cabrera e quindi era molto ambita dall'aristocrazia per un eventuale matrimonio, perché con un matrimonio fra proprietari di grandi stati feudali si raggiungeva un certo potere politico che metteva anche in apprensione la corona. Per questo c'era una legge nel Regno di Sicilia che prima di celebrare il matrimonio ci dovesse essere l'assenso del re, il quale si riservava di proporre come sposo o un aristocratico molto fedele alla corona oppure un suo parente. Chissà se non la incontreremo. Figurati se incontriamo. Eppure pare che sia ricomparsa recentemente. Ah. Sì, non proprio dentro il castello, ma immediatamente fuori. Quindi è ancora un fantasma piuttosto reale, in carne.